Je me rends compte que aujourd'hui, nous sommes en train de Baba Tra, Daf Yud Daled, et aujourd'hui, nous sommes Daf Yud Gimel Amud Bet, dans la pénultime Riga. Torah Banan. Nous sommes en train de faire la parité. Je veux Torah, Nivim et Ktovim, qui est un, mais d'abek. Si on veut, d'abek, on dit en colère, mais comme il y a rotoli di pergamena, sono cucite insieme. Diciamo, se vuole unire Torah, Nevim e Ktuvim assieme, farne un Tanakh, vosebbero ciò che dei Lagul Amud. All'inizio deve lasciare sufficiente spazio per poter essere afferrato, la pergamena può essere afferrata e mentre si gira attorno a un'asta, un besofo che della gola e che alla fine che ci sia sufficiente spazio per circondare e fare un giro intero e attorno a tutto al rotolo, e mentre si arrotola, che rimanga spazio vuoto, non scritto, per fare un giro intero attorno al rotolo. Un semile mata, un matrimile mara. E quando finisce di sotto, può finire fino alla fine, come abbiamo visto una volta precedente, e può iniziare la prossima riga, senza dover lasciare spazio in bianco. Vimba l'Akto Hotech, e se vuole può tagliare e separare un profeta dall'altro. Mike Amal, cosa intende dire? E perché non può separare? Nessuno dice che non si può separare. E nessuno dice che non si possono mettere assieme i profeti con i Nevi'im, con i Ktuvim. Achekeman, questo è che le intende dire. Cioè, se vuole tagliare alla fine di una, tra una parte che finisce fino all'ultima riga di sotto e l'altra che inizia all'inizio di sopra, lo può fare. E quello che vuole evitare è che non inizi la parte che inizia da sopra, quattro righe più giù, più in basso, poiché in tutti gli altri casi non si fa così. Sempre all'inizio della colonna, sempre inizia all'inizio da sopra, senza lasciare nulla in bianco. E siccome non accade in nessun caso, non bisogna fare così. Ma quello che intendo dire è che se vuole tagliare la colonna inizia dall'inizio da sopra e lo vuole separare in questa maniera, tra un Sefer e un altro lo può fare. Però il Sefer Torah no, il Sefer Torah non si può separare affatto, deve sempre rimanere tutto assieme. E anche se una colonna inizia quattro righe più in basso, non c'è problema. Perché questa è la maniera solo di fare in Sifrei Torah, in Chamisha Chomshei Torah, ma gli altri Sfarim no. Che Gemara Urmino, invece abbiamo studiato che Tchilat Sefer Vesofo Kedei Lagul, che l'inizio alla fine deve esserci sufficiente pergamena lasciata in bianco, e affinché si possa arrotolare attorno. E adesso spiega la questione, che della GUI mai, cosa intende che possa arrotolare? I che della GUI Amud, se vuole dire che ci sia sufficiente spazio per arrotolare attorno al rotolo una colonna,
Kashya e Kef. Allora la questione è perché prima disse che deve arrotolare completamente tutta la zona per tutta la circonferenza e che è la Gol e Kef. E se vuol dire che bisogna arrotolare per tutta la circonferenza Kashya Amud, la questione è perché dice che è sufficiente di iniziare all'inizio della colonna, che ci sia sufficiente spazio per poter avvolgere attorno all'asta. Amenachem Avritzchak, Litzadin Ketanim. Tende a dire o l'uno o l'altro, cioè secondo il caso. Per iniziare deve esserci sufficiente spazio per avvolgere attorno all'asta. E per dove finisce il manoscritto deve esserci sufficiente spazio per poter arrotolarlo una volta attorno, una circonferenza attorno a tutto il rotolo. Ravashi Amar, Itania, Ehi, Sefer Torah. Quello fu insegnato riguardo a un Sefer Torah, che a differenza degli altri rotoli che sono arrotolati attorno a un'asta, il Sefer Torah è arrotolato attorno a due aste, sempre. E perciò lo spazio che bisogna lasciare in bianco per arrotolare attorno all'asta e deve essere sufficiente per poter farlo. Che Tania, come è stata una verità, che tutti i rotoli vengono arrotolati dall'inizio alla fine e il Sefer Torah viene arrotolato nel mezzo. Vosselamud e Lech Velach e fa un as e lo afferra con un'asta da un lato e con un'asta dall'altro lato, la testa a metà. Che intende? Sefer Torah Niglal Lemzaito, nel senso che può essere rotolato in qualsiasi direzione, non che deve essere esattamente al centro, nel mezzo. Amra e Rabbi Lazar Rabbi Tzadok, Kahayuk Kotvei Sforim Shirushalayim Osin Nisifrem, così facevano i scrivani in Gerusalemme. Tanabbanan, Mishnah Tanabraita, e non si sente Torah lo orko etera e che fo, e lo che fo etera l'orko, che l'altezza, cioè sì, l'altezza, doveva essere uguale alla circonferenza, e viceversa. Shalu etrebi, Shiur Sefer Torah Bekam, che misura deve essere un Sefer Torah? Amar Lahem, Big Vil, se è una pergamena fatta di cuoio, avete tutto lo spessore, perché a quei tempi, no, anche oggi, non solo a quei tempi, si può tagliare lo spessore di una pelle per farne il cuoio, si può tagliare in due spessori. Big Vil è il cuoio che è fatto da entrambi gli strati, che non fu diviso in due. Perciò disse, naturalmente se la pergamena rimane intera, allora è più grossa e perciò il Sefer Torah è più grosso, naturalmente anche più pesante. Ed è difficile sapere anticipatamente quanto sarà quando si inizia a preparare questo Sefer Torah, dall'inizio quanto si sa l'altezza, ma non si sa lo spessore, la circonferenza. Big Vil è Beshisha, che sono sei tefachim, cioè sei tefachim di alto e sei tefachim di circonferenza. Perciò di diametro sono, sappiamo, più o meno 2 tefachim, più o meno. Il Klaf Kama, quanto deve essere, se è il Klaf, Klaf è uno strato esterno della pelle, della quale si fa pergamena, però più fina naturalmente. Risposa Niodea, non lo so, perché nel senso che bisogna fare esperimento, bisogna farlo
prepararlo e vedere quanto alla fine quanto esce, allora si può sapere, ma adesso se non si fa la prova non si può, non posso sapere. Ravuna Katavshi vinse Fred Doraita. Ravuna scrisse 70 Sefretola, Veloi Tramile e Lahad, e solo uno riuscì ad avere la stessa altezza e la stessa circonferenza. Ravaha Varyako Katavhad Amashe de Igle, Vitramile. Ravaha Varyako scrisse un Sefretola in tutta la sua vita, e su un cuoio, una pergamena fatta di pelle di vitello. E la prima volta ci riuscì, aveva la stessa misura. Però tutti i saggi, Yavu Bei Rabbanan Enayo, tutti i saggi poggiarono il loro sguardo su lui, cioè erano troppo stupiti per la sua bravura, e gli diedero il malocchio e Venachnosce e morì. E lo stesso tipo di malocchio che abbiamo studiato all'inizio di questo trattato. E quello che succede che se una persona osserva qualcosa appartiene al suo prossimo e si dice in cuor proprio, ma guarda un po', vedi quello che c'ha quello lì, e io non c'ho, c'è una bella auto, c'è una bella casa, c'è una bella famiglia, non so, qualsiasi cosa, e quello è così fortunato, io non so. Quello che succede è che Vashamayim si comincia a controllare quella persona, a vedere se si merita di avere tutte queste cose. E a volte può accadere che decidano che non se lo merita, può accadere che succeda qualcosa a questa persona, e proprio per questa ragione. E se succede, quella persona ha causato che possa accadere una sciagura a quella persona, un problema. Cioè bisogna stare attenti, non bisogna guardare quello che hanno altri, bisogna guardare solo quello che abbiamo noi. Questa è Ayin Hara, che uno guarda quello che fa l'altro, quello che c'è l'altro, e non bisogna. Ognuno riceve quello che deve ricevere, Minas Shamayim, e quello che deve ricevere è quello che gli spetta, e non bisogna mai guardare quello che hanno altri. E al contrario, quando uno vede che un altro riesce, c'è una bella auto, una bella casa, qualsiasi quello che c'ha, bisogna essere contenti per lui. Fin dei conti siamo tutti ebrei, siamo tutti bnei malachim, siamo tutti principi, e ognuno deve essere contento dell'altro. Amrul Rabbanam le Rabbi Mnuna, Katav Rabbi Ami Arbamea Sifrei Torah. Abbiamo udito che Rabbi Ami scrisse 400 Sifrei Torah in tutta la sua vita, è una cosa incredibile. Amar Lehu, Dilma Torah Tzivaron Moshe, forse scrisse il verso Torah Tzivaron Moshe, che è chiamato Torah, che la Gemara dice, cos'è, non ricordo esattamente, la Gemara dice in qualche posto, cos'è Torah, e dice la Gemara, Torah è il verso Torah Tzivaron Moshe, Moshe Akilat Yaakov. Amar Rava le Rav Zera, un'altra rabbiana è Arbamea Carmi, che rabbiana piantò 400 vigne. Amar lei, Dilma Shetaim, Geneghe Shetaim, Ve'achat Yotze Zanav. Intende dire che piantò 5 vigne, la forma, forse faccio un disegnino, così è più facile capire. E questi 5 tralci sono sufficienti per dargli din di una vigna intera. Cioè questa è l'intenzione, che fece, piantò ogni volta 5 tralci e sono considerati come una vigna intera. Metivei, che Agmarà, riguardo a ciò che abbiamo detto, che le misure di un Sefer Torah devono avere 6 tefachim d'altezza e 6 di circonferenza. Aron Shasa Moshe, Amata Vachetzi Orko, Vama Vachetzi Rovbo, Vama Vachetzi Komato. L'arca che fece Moshe aveva 2 amot e mezzo di lunghezza, 1 amma e mezzo di altezza e ugualmente 1 amma e mezzo di altezza. Beama Vachetzi Shatfachim. E ogni amma, essendo formata da 6 tfachim.
והלוחות אורכן שישה לטאולה דה לג'ה, אביב אמונה לונגצה די סי טפחים, ורוחבן שישה לרגצה אנקי סי טפחים, ובין שושה ללוספסורי טרי טפחים. Furono monachot che negli dorconci la Ron furono messi dentro l'arca nella lunghezza uno evidente kama luchot ochlot baron shnema satfachim, queste due tavole della legge messe una dopo l'altra da una lunghezza di 12 tfachim, nishtaru sham shosh tfachim, rimasero tre tfachim, semen tefach, חציו לקוטל זה וחציו לקוטל זה. בזן ידורי און טפח פלוס פסורי דיוני לטו. אפצ'ו, בגיוניונו אירה מזו טפח. אפשטו נשארו שם שני טפחים. רימזרו דו טפחים. שבהן ספר תורה מונח. אירה סופיצ'נטה פרבירו ספציו פרמטי שהיא ספר תורה כסקיסם של רבנו. סיכו ממדתו כסונוסי טפחים. איצ'ר קונפרנצה, אפצ'ו, דיאמטר, סונו צ'ירקה. נו זאתמנטה. Che pi è 3,14, però più o meno sono due tfachim. Shneemar en baron rak shnei luchot avanim, asher ini asha Moshe, che vierono, ne vierono nell'arca solo le tavole della legge che mise Moshe. Adesso deduci da ciò che mai en baron rak, che c'era solo, מיעוט אחר מיעוט. קוויסטו, און אסקלוזיוני, סגוונטה און אלטר אסקלוזיוני. ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות ספר תורה, שמונח בארון. כאון אסקלוזיוני, דופו און אסקלוזיוני, און אלטר אסקלוזיוני, בודיר כביני האינקלודרי, הג'ונג'רי, ספר תורה כסקיסם של רבינו. כפומסו נל ארון קודש. Pienasta Aaron d'Orco. Adesso continuo a spiegare. Abbiamo spiegato come è il calcolo nella lunghezza dell'arca. Se Uparnes Aaron d'Orco, facciamo adesso il conto della larghezza. Kama luchot ochlot ba'aron. Quanto spazio occupano le tavole della legge nell'arca? Shishat Fahim, Seit Fahim. נשארו שם שלושה טפחים, רימזרו וקרנו אמה וחצי, כסונו אוניימה סונו שי טפחים, פצ'ון לרגצה אירו סונו נובי טפחים, פצ'ון רימנגו נוטרי טפחים. צמן, טפח, חצי הולכותל זה וחצי הולכותל זה. אדסו דדוצ'נדו און טפח פלוס פסורי דלה פריטי. נשארו שם שני טפחים, רימזרו דו טפחים. שלא יהיה ספר תורה נכנס ויוצא כשהוא דחוק. דברי רבי מאיר. Perciò rimasero due tfachim per poterci mettere il Sefer Torah, ma che non sia stretto, che sia abbastanza largo, che non sia stretto, che ci sia sufficiente spazio per poter metterlo e toglierlo. Così disse Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Be'amabat Chamisha tfachim, invece l'arca aveva tutte le amot sono considerate in cinque tfachim. אורכן שישה ורוחבן שישה ובין שלושה. פצ'ו סונו לארקה דו אמות ומזו. אוניונו אי צ'ינק וסונו דודיש ומזו טפחים דילונגצה. יונדטו כלטבו ידל הנג'ז hanno una lunghezza di shisha, verbal shisha, vavian shlosha. Perciò, se sono sei tfachim, e due volte sei tfachim, sono 12. Perciò rimane mezzo tefach. Perciò monachot d'orco shel Aron, kama luchot ochlot baron, 12 tfachim. Se messi uno dopo l'altro, ognuno ha sei tfachim, questo sono 12 tfachim, di Shal Sham, Chetzi Ha'Tefach, rimane solo mezzo tefach.
Adesso Ezbal Kotel Zeh, Ezbal Kotel Zeh. E adesso deducendo lo spessore delle pareti di un dito, lo spessore di un dito, e ci sono diverse possibilità. E se diciamo che è un pollice, lo spessore del pollice, che è un quarto di tefach, perciò 2 pollici sono mezzo tefach. Allora è da esattamente la misura che entrano, e le 2 tavole delle leggi entrano esattamente. Il Nas Aharon, abbiamo spiegato adesso le misure nella lunghezza. Se ho panes Aharon, adesso spieghiamo le misure della larghezza. Come lochot ogdot baron, shishat fachim, sono la larghezza delle tavole leggi, erano 7 fachim. Siccome la larghezza dell'arca era 7 fachim e mezzo, perciò rimangono meno, no, scusi, mamma, sono 5, 7 e mezzo, sì, 7 e mezzo meno 6 rimane 1 e mezzo, perciò Nishersham tefach umechza, rimane 1 e mezzo. Semen chatzit tefach, e deduci da ciò lo spessore delle pareti, di che è un mezzo tefach, e perciò, poiché ezba merza al kotel zeh, ezba merza al kotel zeh, nishar sham tefach, come ho detto, se lo spessore di un pollice, che è un quarto di tefach, perciò entrambi le pareti hanno uno spessore totale di mezzo tefach, perciò 1,5 meno mezzo rimane un tefach, però nishtersham tefach shebo amudim amudim, che rimane lo spessore, lo spazio di un tefach per metterci 2 colonne d'argento che fecimo Shlomo Melech, Shenemar, Apirjona Salomelech Shlomo Matzeh Lebanon, che fece, Shlomo fece una portantina di legno del Libano, amudava sa keser fidata osa merkavo argaman. E questo è Amudava Sakesef, si riferisce a queste 2 colonne d'argento che entrarono in questo spazio, giusto per quello. Adesso continuo a spiegare la viuda. Vergassi Shikruvo Plishtim, Doron e Israel, e la cassa che fecero i Filistei mandarono in regalo a Hashem, Monach Mitzido, fu messo accanto all'arca che fece Moshe Rabbeinu, שנאמר ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם, e gli utensili d'oro che il re Filisteo mandò come per espiazione, come sacrificio a Sham, תשימו בארגז מצידו ושלחתם אותו לבעלך והלך, e manderete, lo metterete accanto all'arca, perché i Filistei avevano preso l'arca e avevano catturato l'arca, e siccome furono puniti da Hashem lo rimandarono indietro mandando anche un'altra arca, e mandarono anche uno scrigno pieno d'oro come espiazione. Ve'alav Sefer Torah Monach, e sopra di questa scrigno, sopra questo scrigno che mandarono i Filistei, e misero Sefer Torah di Moshe Rabbeinu, Shenemar, Lakoach Sefer Torah Zeh, Ve'santem Oto, Mitzad Aron Brit Hashem, prenderete questo Sefer Torah e lo metterete al lato dell'arca, del patto con Hashem. E mitzad monach velo betocho. Però vediamo da ciò che il Sefer Torah fu messo al lato, ma non fu messo dentro, come disse Ramiro. Adesso spiega: umanim kayem en baron harak,
che cosa significa questa espressione? Che non c'è solo dei robot, vuol dire che include anche Shivre Lukot, abbiamo voltato il DAF, include anche i pezzi rotti delle prime tavole della legge che Moshe Rabbeinu gettò, cioè i frammenti delle tavole rotte, Shemurah Kimbaron, che sono nell'arca. Visa Katal Sefetola e Kifo e Kifo Shisha Tvachim, se vuol dire che Sefetola ha una circonferenza di 6 Tvachim, Kol Shesh be Kifo Shlosha Tvachim, Yesh bo Rochav Tefach, e sappiamo che ciò che ha 6 Tvachim nella circonferenza ha un diametro di 2 Tvachim, più o meno, circa. Vi chiama Denetaito Ningrale, siccome Sefetola viene arrotolato nel mezzo, formando due piccoli rotoli. Nafishlei mitrei tifcha ravcha di bene bene. Allora totale, la larghezza totale del Sefer Torah veramente ancora più di due tfachim, che non è un rotolo, sono due rotoli. E perciò mitrei pushche echiatim, e perciò come possiamo dire che vi è lo spazio sufficiente per metterci questi due rotoli che formano un Sefer Torah in questo spazio vuoto? Non c'è spazio, secondo Rabiuda. Amar Vacha Bar Yaakov, Sefer Ezra Atchilato Nigla, che veramente il primo rotolo che fu scritto da Moshe Rabbeinu, che fu usato nel cortile santuario, era un rotolo che fu arrotolato come per esempio la Megillah di Megillat Esther, ma non erano due rotoli come usiamo noi oggigiorno. Ma Beaccati, però comunque c'è una difficoltà tra i Bitrei e Chiati, però come può un oggetto di avente una larghezza di due Tfachim entrare nello spazio esatto di due Tfachim? È troppo stretto e non potrebbe entrare, perché non si potrebbe, bisogna spingerlo con forza e sarebbe troppo difficile toglierlo. Risponde Guanà, Maravashi di Karchbe Purta Ukarche Leel, che non fu arrotolato completamente, ma vi fu lasciato un piccolo rotolo d'altra parte, e perciò era meno di due tefachim, perciò era sufficiente per poter metterlo dentro. Rabbi Yuda, secondo Rabbi Yuda, che disse Sefer Torah era sulla cassa, sullo scrigno che mandarono i Filistei, Mikame delete argal Sefer Torah echi aviyatim, ma prima che i Filistei mandarono questo loro scrigno, dove fu messo Sefer Torah? Risponde Gemara, dapa ave nafik minei viyativ ilavei Sefer Torah. E fecero uno scaffale che fuoriusciva dall'arca, e Sefer Torah fu posizionato su esso. Rabbi Meir, Hai mitzad aron mai avilei. Come spiega Rabbi Meir questa espressione che dice mitzad aron al lato dell'arca? Che questo dimostra, secondo Rabbi Yuda, che Sefer Torah era al lato e non era dentro. Aumi baile de minach le mitzad. Questo è necessario per insegnare che il rotolo fu messo dentro l'arca, però lateralmente, al lato e non nel mezzo. Veromitnach bene luche, ma non fu messo tra le due tavole. Uleolam begave minatzad. E infatti fu sempre messo da un lato e non tra le tavole. Veromit meir amudim echahavu kaime. Come potevano entrare le due colonne d'argento che fece Shlomo HaMelech, poiché non vi era sufficiente spazio? Risponde Mibrai, che erano al di fuori, non dentro. Rabbi Meir, Shivrei Luchot Ibrahim Baron, Minale, da dove sa Rabbi Meir che i frammenti della roccia, delle tavole delle leggi che furono rotte, che erano dentro l'arca?
da dove deriva lui ciò? Nafkalei Midrabuna lo deriva da ciò che insegnò Rabuna, Midrabuna, Diamar Rabuna, mai dichtiv, Asher Nikra, Shem Shem, Hashem Tzvakot Yoshev, Kruvim Alav, che l'arca che fu chiamata un nome, qui il nome di Shem Shem è scritto, è ripetuto due volte, che l'arca fu chiamata un nome, il nome di Hashem, padrone delle legioni, che fu incoronato sui cherubini. Ciò insegna che le tavole delle leggi, anche i frammenti delle tavole rotte, erano messe nell'arca. Vidach e Rabbi Yehuda, come sa e come spiega lui, ciò lo deriva dal fatto che c'è scritto due volte Shem Shem, Hashem Tzvakot, Hashem Kruvim, perché ripete le parole Shem. E Rabbi Yehuda, come spiega lui, questa ripetizione della parola Shem, un baile di Rabbi Yochanan, e ciò deriva da ciò che insegna, cioè lo usa per insegnare ciò che insegnò Rabbi Yochanan. Diamo Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, Mlamed Shashem, Bekol Kinuya, Monachim Baron, che insegna che tutti i nomi di Hashem furono scritti e depositati nell'arca. Vidach Nami, Mibai, Leleachi, Marmere anche ha necessità di insegnare ciò, Hashem furono anche depositati nell'arca. In Achinami, infatti, era Shevre Ruchot, Monachim Baron, Minali, da dove sa lui che furono anche i frammenti furono messi anche nell'arca. Nafkalei Militani Rav Yosef lo deduce da ciò che disse il signor Rav Yosef, Asher Shibarta Vesantam, che tu rupi e li metterai. La mece Luchot, Vesheber Luchot, Monachim Baron. Ciò insegna che non solo le tavole, ma anche i frammenti delle tavole rotte furono messi anche nell'arca. E l'altro, Vidach, cioè Rabbi Yehuda. Questa abbiamo l'opinione di Rabbi Meir, adesso dice, spiega l'opinione di Rabbi Yehuda. Aum in Bailech di Resh Lakish. Questo per insegnare cioè l'insegnamento di Resh Lakish, di Amar Resh Lakish. Asher Shibarta, ciò che dice il verso Asher Shibarta che hai rotto. Amar Kush Boko le Moshe, Ishar Kochach Asher Shibarta. Bravo che hai rotto, hai fatto bene. E perciò Hashem era d'accordo con ciò che Moshe Rabbeinu fece, che lo ruppe. Anzi, perciò Midrash che dice che se Moshe Rabbeinu non avesse rotto le tavole, Hashem avrebbe sterminato tutto il popolo ebraico, lo aleno, chas v'shalom. Trambanan, nel senso di verità, Sidran she Nevi'im, l'ordine dei Nevi'im è Yoshua, Vishoftim, Shemuel e Melachim, Irmiyahu, Vichezkel, Ishayahu e Shneimasar. Mihdi, vediamo un po'. Oshea Kadim, Oshea viene per primo, Dichtiv, Tchilat, Diber Hashem e Oshea. Che Gemara, Vechim Oshea Diber Tchila, che Hashem parlò con Oshea per primo, Dalom e Moshe, Vead Moshea, Kama Nivim Ayu. C'erano parecchi Nivim da Moshe Rabbeinu fino a Oshea. Vemar Rabbi Yochanan, Shaya Tchila, Darba'a Nivim, Shetnavu Boto Perek. Che è il primo tra i quattro profeti che Hashem fece profetizzare in quel periodo. Ve lo è, ne sono Oshea Vishaya, Amos e Micha. Che guardava di Cadmele Oshea Vishaya. Allora, perché non scrisse il libro di Oshea per primo, prima di Shaya? Risponde: Chima di Achtevene Vuotei, Gabe Chagai Zecharia Omarachi. Siccome la profezia di Oshea fu è scritta assieme a Haggai, Zecharia e Malachi, perciò Haggai, Zecharia e Malachi erano gli ultimi profeti, e perciò Hashivle Badaio fu messo, cioè Oshea fu messo assieme agli ultimi profeti. E chi ha guardato l'Ichte Velechude di Cadmei? Perché non fu scritto per primo in un libro separato? Risponde
Avete disfruttato la Mirka, siccome un piccolo libro può essere perso, e perciò per evitare che si perda, fu messo assieme agli altri. E Mirdi, consideriamo. Ishaya Kadim Mir Mia Vicheskel. Ishaya venne prima di Irmia e di Hezkel. Di Kadmen Ishaya Bresha. Allora se Ishaya dovrebbe essere prima di Irmiao e Hezkel. Risponde. Gemma de Melachim, Sofer Churbana, siccome il libro dei re, alla fine della parte del libro del re, viene scritta l'istruzione del santuario, il primo santuario, Pirmia Kule Churbana, e il libro di Irmia descrive la distruzione del santuario, Yecheskel Reshe Churbana Vesefe Nechamata, e il Sefer di Yecheskel inizia con la descrizione del santuario e poi termina con la consolazione. Ishaya Kule Nechamata, il Sefer di Ishaya è tutto consolazione, perciò Samchina Churban al Churban, perciò uniamo e annettiamo, alleghiamo il Sefer dei Re assieme al Sefer di Irmia, che è tutto, la fine di Melachim, abbiamo detto, è tutta descrizione della distruzione. Il Sefer di Irmia è tutto distruzione, perciò viene collegato, annettato al Sefer Melachim, e dopo di ciò viene connettato con Yecheskel, che all'inizio è distruzione e alla fine è consolazione, e dopo di ciò Ishaya, che è tutto consolazione, che viene unito con Yecheskel, la parte finale che è consolazione. Sidan Shel Ktuvim, l'ordine dei Ktuvim sono Rut, Yosef Tehilim, Veiov, Umishlev e Koelet, Shir Hashirim, Vekinot, cioè Sefer Echa, sono Lamentazioni, Trenorum, Daniel, Megillat Ester, Ezra e Nehemia, Vedivraemi, le cronache. Umad Amar Yov bimei Moshe Haya likadmei liYov Berisha. Secondo colui che l'opinione che Yov era visto durante il tempo di Moshe Rabbeinu, avrebbe dovuto scriverlo all'inizio. E risponde: Atchule Purnanuta lo Matchilina. Non si inizia con una calamità. Rut Name Purnanutami. Ma anche il libro di Rut descrive parecchie calamità, che scrive come morirono anche i mariti, i figli di Noemi morirono e c'era la carestia, l'esilio, tutte queste cose tristi. Risponde: Buonanotte, Itle Acharit. Veramente sì, è una calamità, castighi, ma alla fine ha un buon fine. Damar Rabbi Yochanan. למה נקראת שמה רות? שיצא ממנה דוד שריבהו לקדוש ברוך הוא בישירות ותשבחות. פויקה דישזה דה רות, דוד המלך, כדיסתו השם קונקן אלודי. ומי כתבן? אקיס ליסקליסה. משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. משה רבנו סקליסה פרשת בלעם, כפותו ערה ברוח הקודש, וכי ירא לי כספר כולו כדה קון בלעם, בלק, את אותו כסף. איוב, אנקה. יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. יהושע סקריס ספר יהושע, אל יולטימי סי ורסי דל התורה, כשכיוונו למורטי משה רבינו. שמואל כתב ספרו ושופטים ברות. דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים. דוד המלך סקריס את תהילים פרו פוסקיטו אנקי דאלטרי דייצ'י סאג'י על ידי אדם הראשון. סקריס אדם הראשון כסקריס אל תהילים קל"ט. מה שאומר אלטרו פוסטון אל הגמרא כדיצ'י כמזמור של יום שבת e anche fu scritto da Adamo Rishon. Ma come la qui non lo dice.
על ידי מלכי צדק, מלכי דרס, קריס תהילים ק"י, ועל ידי אברהם, אברהם אבינו, כסקריס תהילים קפיטולו פ"ט, כאברהם אבינו פוקימטו איתן האזרחי, שסקריטו משכיל איתן האזרחי, וידי משה כסקריס אקוני קפיטולי, כסקריס אונדיצ'י קפיטולי, דה פרק צדיק, פינו פרק קוף, כסקריס תפילה למשה, פוי ועל ידי המן, כסקריס פרק פ"ח, שסקריטו משכיל להמן, ועל ידי עידותון, כסקריס קפיטולו ל"ט, פוי כסקריטו למנצח לידידותון, ועל ידי אסף, כסקריס קפיטולי עין גימל פינו הפי גימל, כסקריס שיר מזמור לאסף, ועל ידי שלושה בני קורח, איפילי טרפילי דיקורח, כסקריסרו תהילים מ"ב פינו מ"ט, כסקריסרו אנקה פ"ד פ"ה פ"ז פ"ח, ירמיה כתב ספרו בספר מלכים וקינות, ירמיה סקריסה אל ספר ירמיה נומנו ליברו סובו ספר מלכים, ליברו די רה, ספר קינות, שוייכה, למיטציוני, טרנורום. חזקיה וסיעתו כתבו חזקיה, סקריסרו, ישעיה משלי, שיר השירים, וקהלת. אנשי כנסת הגדולה, סקריסרו, יחזקאל, ושנים עשר, scrissero i 12 profeti, piccoli profeti, piccoli nel senso che i libri sono piccoli, Daniel o Migrat Ester. E Sakatav si fro, Beyaha se libro di me, Matlo, e la genealogia fino al proprio lignaggio. Israel è il Rav, e ciò è un supporto a ciò che disse Rav, da Maravio, da Marav, lo alla Esrami Babel, Ashi, Chesatzmo, e alla che עזרא סלי דודה במילוני פרס ישראל סורו דופו כדימוסרו על פרופיו ליניאג'ו פרופיה ג'נולוגיה אומנס כה אקי לא פיני נחמיה בן חכליה אמר מר אביאמו סטודיאטה הבריתה אז סורי פטי שאביאמו סטודיאטו יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה יהושע סקיס צילותים il suo omonimo libro e gli ultimi otto versi della Torah. Tene che mande a Mar e ciò secondo ciò che insegnò. Shmone psukim shebat Torah Yoshua Ktavan. Litania, abbiamo studiato, vayam sham Moshe, Eved Hashem. E lì morì Moshe Eved Hashem, lo schiavo di Hashem. Efshar Moshe met e katav, vayam sham Moshe, e forse si può forse immaginare che Moshe morì e poté scrivere e Mosè morì dopo che morì e la Adkan che aveva Mosè e cambiò la che aveva Yeshua. Bisogna dire che fino a che dove c'è scritto vayamo a Mosè, vayamo a Mosè, lo scrisse Mosè e dopo di ciò lo scrisse Yeshua. Ivrei Rabbi Yehuda gamri la Rabbi Nehemia amalo Rabbi Yeshua efshar sefer Torah chaser ot achat. E forse è possibile con Sefer Torah che manca una lettera sia valido, portiv, la koch Sefer Torah ze,
che deve essere scritto completo da Moshe Rabbeinu. Perciò Elat Kanakush Bohu Omer o Moshe Omer Bekotev. Hashem detta e Moshe Rabbeinu lo ripete e lo scrive. Bikamba Elat Kanakush Bohu Omer o Moshe Kotev Bedema. E da quel punto in poi Hashem lo dice e Moshe Rabbeinu non lo ripete perché non può dire una bugia. E lo scrive con le proprie lacrime. Poiché se avesse scritto Vayamot Moshe sarebbe stata una menzogna, perciò non voleva scrivere una bugia, perciò lo scrisse con le proprie lacrime che non si vedono. E dopo di ciò, però deve essere anche scritto, perciò lo scrisse. E dopo di ciò Yoshua scrisse solo queste stesse lettere con vero inchiostro. Che Moshe Neman Lalan, come scritto più avanti, Vayomer Lahem, Baruch מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. כי אינפתי כוסר אלוזנצה, כוי טמפי, כי ירמיהו דתו, את ברוך סקריסה, פשוט בדיום כוסר למניארה כאוזנו כוי טמפי, די אונו דתבה, אלו סקריבה נוסקריבה, כול אינקיוסר. תרמיהו כי, כשם בבנדיקה.